Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco dalla nascita, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabboni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Allora, abbiamo ascoltato questo Vangelo, buongiorno anche a voi, abbiamo ascoltato questo Vangelo che ci narra l'episodio della guarigione del cieco nato. E se lo leggiamo, questo stesso episodio, nella versione del Vangelo di Giovanni, vedremo che il contesto è uguale, soltanto che c'è una piccola modifica, perché la narrazione del miracolo proprio e avviene in un modo diverso. Gesù, cioè, fa con la sua saliva un po' di fango con la terra e la mette sugli occhi del cieco nato e poi gli dice, appunto: «Sii guarito, vedi di nuovo». E che cosa intende Giovanni con questo particolare? Vi ricordate la creazione, no? La creazione dell'uomo nella mitologia, così, della narrazione biblica, è con il pupazzo di terra di Creta, a cui Dio poi, con una respirazione bocca a bocca, una rianimazione proprio, gli infonde lo spirito e lo rende vivente, no? Per cui, appunto, lo spirito in noi, questa relazione che noi abbiamo con Dio e che di cui non siamo coscienti generalmente, possiamo diventarne coscienti soltanto quando, nei momenti forti di preghiera, spero che tutti noi l'abbiamo vissuti, no? Momenti forti di preghiera in cui ci sentiamo uniti a Dio e quindi sentiamo la presenza di Dio in noi. Altrimenti questa relazione con Dio, che, come vedete alla luce della Bibbia, è una specie di respiro dell'anima, va bene? E questa respirazione bocca a bocca che Dio ci fa, allora diventa cosciente nella nostra vita. E allora vedete, nella spiritualità ortodossa, c'è anche un bel libro, se lo volete trovare, prendere, nelle librerie cattoliche, comunque lo trovate anche su internet, si chiama La preghiera del pellegrino russo, va bene? Perché? Perché nella spiritualità ortodossa, quindi della Chiesa orientale, c'è questa forma di preghiera che è quella del pellegrino, cioè delle persone quando vanno in pellegrinaggio da qualche santuario, ma in qualche modo è la preghiera quotidiana del monaco ortodosso. E questa pelle ripetere proprio le parole del cieco nato. Signore Gesù, figlio del Dio vivente, quando mandiamo dentro l'aria, quindi ispirandola, abbi pietà di me peccatore, quando la ritiriamo fuori. Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore. E appunto il monaco, il fedele ortodosso, questa preghiera la ripete continuamente. Guardate, io la faccio spesso, soprattutto nei momenti
in cui magari uno fa cose, diciamo, meccaniche, per cui non deve stare attento con la testa, con l'attenzione, le fa un po' automaticamente. Ma allora provateci, è un modo molto semplice per restare uniti a Dio, ritmato col respiro. Addirittura, se vogliamo proprio qualche volta riposarci nel Signore, possiamo fare questa preghiera. In fondo il rosario, che da noi è molto più famoso della preghiera ortodossa, questa del pellegrino russo, non è altro che la stessa cosa. Ripetere continuamente, invece che Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore, ripetere sempre l'Ave Maria, proprio per sentirci uniti a Dio. Ripeto, questa del pellegrino russo è molto più semplice, è molto più veloce. Non vi consiglio di farla, credetemi, quando invece dobbiamo essere concentrati con la mente, per esempio guidando, non fatela, perché se poi la fate veramente, soprattutto ritmandola col respiro, c'è il rischio che perdete l'attenzione. Per questo vi ho detto, facciamola quando facciamo cose meccaniche che non richiedono l'attenzione, o facciamola quando appunto vogliamo un attimo riposarci in Dio e quindi non c'è bisogno che stiamo attenti. E perché? Perché soprattutto se la ritomate col respiro, diventa una tecnica di meditazione molto profonda che appunto poi vi fa perdere l'attenzione su ciò che fate. Però questo ritmarlo col respiro significa proprio ricordarci questo respiro interiore dell'anima, che è la nostra relazione con Dio, ok? Signore Gesù, figlio del Dio vivente, mandando dentro l'aria, abbi pietà di me peccatore, rimandandola fuori. E perché è così importante fare questa preghiera del ciaconato, praticamente? Perché, appunto, come vi ricordavo all'inizio, noi con la vista, ringraziamo Dio, la vista fisica ci vediamo. Va bene, ci mancherà qualche diottria, che abbiamo gli occhiali, però ci vediamo. Quello invece che a noi manca è proprio la vista spirituale. Cosa significa? Che il ciaconato aveva la fede, va bene? La fede di credere in Gesù, che Gesù poteva guarirlo. E allora la cecità da cui dobbiamo essere guariti, per cui vale la pena di fare la preghiera del pellegrino russo, è proprio quella di non guardare la vita agli occhi della fede, con gli occhi della fede, cioè non guardare la vita con gli occhi di Dio. Se guardiamo la vita con gli occhi di Dio, la prospettiva cambia, va bene? Innanzitutto, se guardiamo la vita con gli occhi di Dio e quindi alla luce della fede, possiamo avere sempre in noi viva la speranza. Ricordiamocelo, la speranza, perché il mondo è pieno di disperati. Il mondo è pieno di disperati. Ma uno è disperato, per carità, anche con gravissimi problemi, non li nego, no? Però un conto è avere gravissimi problemi, un conto è disperarsi per questo, perché se ti disperi non ce la fai a risolverli questi problemi, resti prigioniero di questi problemi, perché c'è anche una malattia, perdonate, che oggi va di moda, nel senso è una malattia psichica, nel senso che se tu vivi in una continua disperazione, alla fine poi ne risente pure il tuo cervello, e cadi in quella che normalmente si chiama la depressione. Va bene? La depressione è una malattia diffusissima oggi, ed è diffusissima oggi, forse più di ieri, proprio perché manca la fede. Perché se uno vede la vita soltanto con prospettive umane, chiaramente, in certe situazioni soprattutto, subentra la disperazione. Viceversa, se tu hai la fede, guardi la realtà con occhi diversi, allora hai la speranza. Vi ricordate? Fede, speranza e carità. Va bene? E un autore spirituale ha paragonato queste tre virtù all'albero della vita,
va bene, piantato nel cuore dell'uomo, sempre il riferimento è sempre al paradiso terrestre, al Genesi. E quando siamo stati buttati fuori dal paradiso terrestre, cioè quando con il nostro peccato ci siamo allontanati da Dio, perché questo significa, ci siamo privati dell'albero della vita. L'albero della vita, dice questo autore, ha come radici la fede, bellissimo, la fede, come frutti la carità, l'amore, come tronco e come rami la speranza, come tronco e come rami la speranza. E fateci caso, tutti sappiamo come crescono gli alberi, no? Ogni cerchio della polpa dell'albero, del tronco dell'albero, è un anno che passa. E lo sapete, i cerchi crescono dall'interno, cioè dall'interno verso l'esterno. Non è che il nuovo cerchio è quello più esterno, il nuovo cerchio è quello più interno. E allora è una metafora bellissima della vita cristiana vissuta nella fede. E più andiamo avanti, se viviamo con fede, e più abbiamo speranza. Vi ricordate il proverbio molto saggio che dice la vecchia che non voleva mai morire perché c'era sempre qualcosa di nuovo? Ecco, è una metafora, è un proverbio bellissimo per chi ha fede. Cioè, chi ha fede, uno invecchiando dice: ah, divento disperato, ah, il declino. Che te declino? Ci può essere un declino fisico, certamente, ma se tu hai fede e quindi hai speranza, non perdi mai la fiducia, punto, non perdi mai la speranza, e sei come quel tronco dell'albero, che più passano gli anni e più diventi solido, va bene? E soprattutto sei capace di portare frutti di amore, perché quando uno è disperato si chiude nell'egoismo e diventa incapace di amare. Viceversa, se tu affronti le difficoltà alla luce della fede, con la speranza cristiana, che significa io mi fido dell'amore di Dio, non ci chiudiamo in noi stessi, non ci deprimiamo, non abbiamo bisogno delle pilloline, ma e sempre di più diventiamo capaci, man mano che passano gli anni, di diventare sempre più affettuosi, sempre più dolci, va bene? Nella capacità di dare amore. È il motivo per cui tutti noi ricordiamo con affetto i nostri nonni, no? I nostri nonni erano molto più affettuosi dei nostri genitori, giusto? Io mi ricordo sempre, io volevo andare sempre da nonna, perché nonna era quella che mi viziava da bambino, ok? E perché nonna era capace di viziarmi? Perché mi voleva bene. Perché mi voleva bene. Ecco, allora, una persona che cresce nella fede, nella speranza, perché è capace di guardare la vita con gli occhi di Dio, allora diventa una specie di nonno universale. Avete visto il Papa? Si definisce nonno universale, non padre. Nonno, perché visto l'età che c'ha, insomma. Nonno universale perché? Perché è capace di dare affetto, è capace di dare affetto malgrado l'età. Quindi se uno invecchia male, diventa uno chiuso in se stesso, avvizzisce e declina. Se uno invecchia bene, diventa come il vino buono, no? Il vino buono è quello vecchio, ecco. E Gesù promette proprio questo, ricordate il miracolo delle nozze di Cana? Il vino buono è quello che si beve alla fine, eh? È quello che si beve alla fine. Se vogliamo quindi essere persone che guardano la vita con ottimismo non stupido, vi prego, non stupido, perché non è che ci neghiamo i problemi ci stanno, però lo sappiamo tutto, un conto è affrontarli da depressi, un conto è affrontarli con la forza dell'amore e della fiducia e della speranza nel cuore. Ecco perché la preghiera del pellegrino russo deve essere la nostra preghiera, la preghiera del cieco nato deve essere la nostra preghiera. Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Per crescere, qui c'è una giovane, va bene? Tre giovani, quattro col marito, quattro giovani, poi siamo noi persone un po' più attempate, quindi crescere e invecchiare bene, ok? Questo è il segreto.
avere la fede nel cuore. E allora questa fede rinnoviamola alzandoci in piedi e recitando il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.